Eccoci ancora in diretta a 17.02 per questo lungo pomeriggio dedicato al main event della nostra Tax TV Week, le settimane monotematiche che le fonti decide di organizzare proprio per la ripartenza nella nostra economia. Noi siamo focalizzati su tutti i temi economici che vanno dalla macroeconomia all'economia reale, alla finanza, al trading e ovviamente in questo contesto, dopo il periodo di lockdown, dopo l'emergenza coronavirus, è importantissimo andare ad analizzare settore per settore per comprendere come fare a dare rilancio al nostro paese. Vedete, sul nostro sito trovate tutte le informazioni necessarie nella sezione eventi. Questa è la settimana che stiamo percorrendo insieme con Restart Economy, scenari di fiscalità nazionale e internazionale. Saluto anche tutti gli amici che ci scrivono e si fanno sentire, ci chiedono anche rispetto a ulteriori progetti e programmi che abbiamo. Arriverà tutto, vi dico solo questo perché c'è chi fa delle domande specifiche. Vedrete che piano piano risolveremo tutti i vostri interrogativi. Quindi grazie per essere con noi sempre numerosissimi. Allora, abbiamo parlato nelle precedenti tavole rotonde di alcuni scenari che sono stati aperti dai decreti legislativi messi in campo dal nostro governo proprio per andare a parare la situazione dopo il periodo di lockdown e immersi nell'emergenza coronavirus. Noi continueremo a parlarne anche in questa ultima parte del nostro main event, però prendendo in considerazione un settore che, diciamo, lo abbiamo già detto in apertura di questa settimana dedicata proprio al mondo fiscale, rappresenta un importante volano economico e mi sto riferendo al settore immobiliare. Chi ci ha seguito tutta settimana si sarà accorto che proprio in apertura della settimana proprio dedicata a questo argomento fiscale, abbiamo dedicato una tavola rotonda intera proprio al comparto immobiliare. Vogliamo ritornarci anche qui, però con sulle spalle tutti i ragionamenti fatti fino in questo momento. Allora, saluto Nicola Bottino, Tax Manager di Aedes SIC. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, saluto anche Francesco Mantegazza, partner di Pirola Pennuto Zeia Associati. Buon pomeriggio anche Buon pomeriggio a tutti, a lei. grazie. Allora, partiamo proprio da Bottino, perché proprio con particolare riferimento al settore immobiliare, perché di questo parliamo nella ultima tavola rotonda, mi piacerebbe capire quali sono le misure fiscali più significative per le imprese italiane che possono essere anche recepite in modo più significativo, contenute nei vari decreti del nostro governo che abbiamo già elencato, quindi Cura Italia, liquidità e in ultimo rilancio che è stato approvato proprio nella giornata di oggi, che quindi è legge in modo ufficiale. Bottino. Bene, ma senza la pretesa di essere esaustivo, possiamo raggruppare i recenti interventi volti a ridurre il carico fiscale e a far ripartire le attività in tre categorie: i crediti d'imposta, gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana e le rivalutazioni. Partendo dai crediti d'imposta, l'articolo 65 del Cura Italia aveva già introdotto un credito d'imposta pari al 60% dei canoni di locazione del solo mese di marzo, sostenuti in relazione alle locazioni di negozi e botteghe che ricadevano nella categoria catastale C1. La misura era rivolta solamente agli esercenti attività di impresa che hanno dovuto chiudere l'attività per la pandemia nel marzo 2020. Successivamente il decreto rilancio ha introdotto un nuovo credito d'imposta con un ambito più ampio. Il credito d'imposta è pari sempre al 60%, 30% nel caso di affitto di ramo d'azienda, 30% dei canoni di locazione o di affitto sostenuti appunto dalle imprese e dai professionisti che abbiano ricavi non superiori ai 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato del 50%. Sì. Il credito d'imposta è commisurato ai canoni corrisposti al locatore nei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre in caso di attività stagionale nei mesi di aprile, maggio e giugno. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente. Con le modifiche adesso approvate dalla Camera in conversione, il credito d'imposta è esteso, anche se in misura minore, 20% e 10% per affitto di ramo d'azienda, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che abbiano però ricavi anche superiori ai 5 milioni di euro. Sempre il decreto rilancio ha introdotto il credito d'imposta per l'adeguamento per gli ambienti di lavoro e per la sanificazione.
Ma la cosa più importante, diciamo, di questo decreto rilancio, è che ha introdotto fino al 31 dicembre del 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui abbiamo parlato di optare in luogo dell'utilizzo diretto per la cessione dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi di fatto gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Poi, durante appunto l'esame alla Camera, è stato precisato anche che la cessione può essere effettuata nei confronti del locatore a fronte di uno sconto pari all'ammontare del canone da versare. Sì. Ecco, la seconda categoria di interventi riguarda invece gli incentivi fiscali per l'efficienza energetica. Il decreto rilancio ha qui rafforzato al 110% le agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici che siano effettuati dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Mi riferisco all'eco bonus, al sisma bonus, Sì, al bonus esatto. sul fotovoltaico. Nel corso dell'esame in commissione, diciamo che l'agevolazione è stata modificata ed estesa, in particolare per le persone fisiche, le agevolazioni, è stato chiarito, si applicano anche sulla seconda casa. Però diciamo che anche a seguito della revisione in sede di conversione, sembra che la norma indichi quali destinatari dell'agevolazione le persone fisiche e i condomini, dimenticando in qualche modo le imprese. La terza e ultima categoria, diciamo, di interventi concerne le rivalutazioni. La disposizione più interessante qui è la rivalutazione gratuita degli immobili dei settori alberghiero e termale, che è stata introdotta dal decreto liquidità. Questa consente di aumentare di fatto il patrimonio netto contabile della società mediante l'iscrizione tra le voci del patrimonio netto di una riserva di rivalutazione. L'aumento del patrimonio netto contabile dovrebbe consentire di coprire almeno in parte la perdita dell'esercizio 2020 causata dal lockdown. È interessante perché per la rivalutazione non è dovuta alcuna imposta sostitutiva ed è prevista solo l'imposta sostitutiva per l'affrancamento della riserva in sospensione derivante dal saldo attivo di rivalutazione. In linea di principio, il valore rivalutato degli immobili sarà rilevante ai fini della disciplina delle società di comodo e questo, poi lascio a Francesco ulteriori approfondimenti, potrebbe essere un problema. Ok. La medesima norma ha previsto anche la possibilità di operare il cosiddetto riallineamento a titolo gratuito, che permette di fatto il riconoscimento anche ai fini fiscali dei maggiori valori scritti in contabilità ed è interessante perché questa si applica anche alle società che applicano i principi contabili internazionali. Una osservazione critica, diciamo la formula operante nel settore alberghiero include i soggetti che esercitano l'attività di impresa alberghiera e allo stesso tempo sono proprietari degli immobili utilizzati in tale attività. Ci si domanda se la norma sia applicabile anche nel caso di separazione tra la proprietà dell'immobile e l'attività Sì. alberghiera, la gestione. In via interpretativa, la rivalutazione dovrebbe essere consentita anche ai gruppi di imprese in cui ci sia una società proprietaria dell'immobile e altre società che gestiscono le attività. Questo un po', poi Sì. naturalmente sono state anche prorogate alcune leggi di rivalutazione e queste Certo, sono un po' le tre ma. guardi, sì, le tre, diciamo, macro aree. Le faccio io una domanda allora un attimino più specifica per poi passare a Mantegazza, perché Aedes è una società quotata, no? Mi piacerebbe capire proprio per questo motivo, entrando nello specifico della vostra attività, quindi parlando di voi, non tanto del settore in generale, se ritenete soddisfacenti le misure messe in campo. Ma allora, si tratta innanzitutto di una decretazione d'urgenza, alla quale non può essere demandato il compito di una riforma della fiscalità immobiliare che da tempo e da molti è auspicata. Per quanto ci riguarda, pur apprezzando gli interventi, da una prima analisi dei provvedimenti emerge che il ruolo svolto nel settore immobiliare e dell'edilizia dagli investitori professionali, quali noi siamo come SIC, ma anche dai fondi immobiliari, non è forse ancora tenuto sufficientemente in considerazione dal legislatore, specie in un contesto macroeconomico come questo, dove c'è necessità di investimenti. Gli interventi normativi recenti sembrano rivolti a agevolare, di fatto soggetti e fattispecie tradizionali, quali l'impresa di costruzione che costruisce e contestualmente possiede l'immobile oggetto dell'intervento di costruzione, oppure l'albergatore che possiede sia i muri
sia la licenza con cui l'albergo opera. E non si è tenuto conto e non si è tenuta in considerazione l'ormai elevata specializzazione di ruoli e professionalità presente nel settore immobiliare. Infatti è sempre più netta la separazione tra il soggetto che possiede l'asset e chi lo utilizza nella propria attività. Il modello che prevale oggi è quello delle imprese immobiliari di grandi dimensioni o medio grandi e specializzate in prodotti specifici, uffici, shopping center, alberghi. In ambito europeo, ad esempio, queste imprese hanno sovente assunto la forma dei REITs, Real Estate Investment Trust, che sono società per lo più quotate in grado di attrarre risorse finanziarie da investitori in virtù della specifica regolamentazione fiscale e di obblighi in termini di trasparenza e comunicazione che li rendono attrattivi per gli investitori istituzionali. In Italia questo dovrebbe essere il ruolo della SIC, EPRA, che è l'Associazione Europea delle Imprese di Real Estate Quotate. Già nel 2018 evidenziava l'esistenza di 71 REITs quotati in 13 paesi dell'Unione Europea. E questi gestivano già 300 miliardi di euro di patrimonio immobiliare. Lei mi chiede che cosa si sarebbe, diciamo, potuto fare con riferimento alle misure che abbiamo appena Sì, visto. certo. Si sarebbe forse potuto allineare il credito d'imposta sulle locazioni previsto per il settore retail a quello previsto per il settore alberghiero, eliminando il limite dei 5 milioni di ricavi e allineando la misura percentuale del credito. Si sarebbe potuto, ad esempio, prevedere una generalizzata esenzione dell'IMU per gli immobili in ristrutturazione. Questo sarebbe in linea con tutte queste nuove disposizioni che stanno introducendo volte al recupero del suolo. E infine, diciamo, si sarebbe potuto stabilire che la rivalutazione gratuita prevista per il settore alberghiero si applicasse anche a chi possiede solo i muri e non solamente al proprietario dei muri che è anche gestore dell'albergo. Ok, chiarissimo. Sì, prego, stava concludendo, prego. No, 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 con questo concludo. Ah, ok, perfetto, pensavo stesse aggiungendo qualcos'altro. Allora, vado proprio da Francesco Mantegazza per tornare sulle misure fiscali più significative, no? Che sono state emanate dai decreti principali governativi che abbiamo già elencato più volte. Allora, anche nelle tavole rotonde precedenti, ma anche dalle parole di Bottino, insomma, è emerso che forse ci voleva più coraggio. Abbiamo usato questa parola non adesso, non l'ha usata Bottino, ma è stata usata nelle tavole precedenti. Quindi forse, per quanto riguarda gli interventi relativi al settore immobiliare, diciamo che ci potevano essere più interventi mirati ad incentivare gli investimenti, quindi a dare proprio questa spinta di cui stiamo parlando. Quali sono gli ambiti, e questa è la domanda che rivolgo a lei, su quali si potrebbe lavorare maggiormente in modo più efficace da questo punto di vista, cioè per sviluppare gli investimenti? Chiaramente magari le chiedo in una prospettiva di medio-lungo termine, no? Per guardare oltre. Allora, buongiorno. Sicuramente, trarrai spunto da quello che ci siamo appena detti in termini di interventi normativi che nell'ambito dell'emergenza Covid sono stati emanati. Uno di questi è quello dell'ecobonus maggiorato al 110% del superbonus, che è evocativo di un interesse che il legislatore ha dimostrato in tempi recenti per tutto quello che è lo sviluppo di iniziative finalizzate al recupero del patrimonio edilizio esistente in una prospettiva di efficientamento energetico e di miglioramento degli edifici in logica antisismica. Bene, questo scopo, che è sicuramente lodevole e che peraltro si contestualizza nell'ambito di un più ampio disegno che deriva da una direttiva di carattere europeo che ha posto nell'efficienza energetica e quindi in tutto quello che ne consegue anche in termini di consumi e di conseguenza di tutela dell'ambiente, un punto importante di carattere programmatico. Allora, quando guardiamo agli interventi, per esempio quelli del decreto rilancio in materia di ecobonus 110%, ci rendiamo conto, lo diceva prima Bottino, che i destinatari di questi interventi sono sostanzialmente i privati. Ne rimangono sicuramente esclusi gli operatori istituzionali del settore immobiliare e in generale gli investitori. Allora, quando lei diceva prima, forse è mancato un po' di coraggio, ma allora sicuramente quando si introducono norme di carattere agevolativo, uno dei vincoli che rimangono, che ci sono e che vanno sicuramente rispettati, sono quelli delle coperture, e questo non sfugge.
D'altro canto, però, se si vuole ragionare in una logica di lungo periodo, probabilmente va anche preso coscienza del fatto che le norme di carattere agevolativo che sono tese a finalizzare gli investimenti presuppongono anche una capacità di investimento. Allora, se quella capacità di investimento viene in qualche modo demandata al settore del privato, sicuramente può subire un certo rallentamento o sicuramente può non conseguire l'obiettivo principale, cioè quello di sostenere nel lungo termine la crescita anche in termini di PIL e di crescita dell'economia reale. Allora forse il ragionamento da fare sarebbe quello di andare a pensare che estendere la platea dei destinatari di determinate norme agevolative per andare a catturare anche gli operatori istituzionali e gli investitori non necessariamente significa perdere gettito. Forse nel breve termine sì, ma sicuramente nel lungo termine ha un effetto virtuoso perché stimola i nuovi investimenti e nello stimolare i nuovi investimenti, gli interventi sui nuovi investimenti va anche a stimolare la crescita. Allora, in questo il 110% dell'ecobonus non ha colpito esattamente il bersaglio e del resto non sorprende più di tanto se pensiamo che il superbonus, l'ecobonus al 110% in realtà altro non è che una versione rafforzata di un qualcosa che nel nostro ordinamento è noto da molto tempo, generalmente con il nome di ecobonus o di sisma bonus. Un beneficio che doveva essere destinato sia a persone fisiche che a imprese e che purtroppo per una interpretazione restrittiva della norma fornita dall'Agenzia delle Entrate si è visto di fatto svilito completamente nella sua portata, cioè nella sua capacità di incidere davvero sugli investimenti ed è stato sbloccato solo dopo un contenzioso che è durato quanto? Forse 10 anni. Allora il classico esempio nel quale a fronte di una norma che nella sua portata iniziale, nel suo intendimento, è sicuramente lodevole, sicuramente propositiva e sicuramente utile, gli operatori devono aspettare il decorso di un contenzioso tributario quasi decennale prima di poterlo tradurre in azioni concrete. Certo. Ecco, Mantegazza, io immagino ci siano poi anche altre macro aree sulle quali si può agire, insomma, per porre intenzione, per incentivare e per dare questa spinta al settore immobiliare. Penso però, me lo deve dire lei, che siano anche potenzialmente numerose. Riusciamo a fare un riassunto appunto in breve per capire dove si potrebbe agire? Allora, sì, lo diceva lei, le aree sono sicuramente numerose, proprio perché sono numerose probabilmente sarebbe bello se si riuscisse a fare, pensare ad un intervento di carattere organico e trasversale. Il nostro sistema tributario è fatto di imposizione diretta, imposizione indiretta e imposizione sulla mera proprietà, in particolare quando si parla di settore immobiliare. Allora, se parliamo di imposizione indiretta, per esempio, una delle aree sulle quali lavorare potrebbe essere proprio quella connessa alle imposte sui trasferimenti. Oggi, quando un operatore, parlo nuovamente degli istituzionali perché sono forse i grandi esclusi dalle manovre recenti, quando un operatore, un investitore istituzionale si approccia ad un investimento e fa valutazione di carattere economico, trova sul campo un'imposizione di trasferimento che può arrivare fino al 9%, mi riferisco alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Allora, se vogliamo seguire il filone del recupero del patrimonio edilizio esistente, viene a mente una recente norma introdotta dal decreto crescita in base alla quale se vengono acquistati interi edifici al fine della successiva ristrutturazione in una logica di miglioramento energetico e antisismico, le imposte di trasferimento vengono azzerate. Strano però pensare che questo regime si applica solo se chi effettua l'investimento si propone poi di vendere il tutto nell'ambito dei 10 anni successivi. Allora la domanda è perché non agevolare anche chi sviluppa e recupera per poi andare in locazione? Certo. Prima domanda. Seconda domanda, perché secondo l'interpretazione sempre dell'Agenzia delle Entrate in merito a quella che è la portata effettiva della norma, rimangono esclusi da questa norma soggetti importantissimi del mercato immobiliare come i fondi immobiliari. Altro, e quindi anche lì, altro esempio di norma lodevole nel suo intendimento, ma assai lontana dall'andare a conseguire i risultati concreti che potrebbe conseguire. Altre norme ci derivano dal passato, basta pensare, lo citava prima, ne ha fatto menzione prima Nicola Bottino, basti pensare alle società di comodo, alla disciplina delle società di comodo, una norma che è nata e probabilmente aveva buon motivo di nascere in un contesto nel quale la preoccupazione era quella di impedire che i privati dislocassero
in un contesto di impresa immobili poi utilizzati ad uso personale. Bene, la finalità della norma è sicuramente legittima, sicuramente giusto che ci sia, altrettanto giusto pensare però che chi opera in un contesto istituzionale non si debba confrontare con un set normativo che è disegnato per andare a catturare fattispecie che non gli sono comuni e che quindi alla fine altro non rappresentano che un ostacolo al normale svolgimento degli investimenti. Per non parlare poi della possibilità di mettere mano all'IMU. L'IMU è sicuramente una delle principali fonti di gettito per il nostro Stato, ma non possiamo dimenticarci che essendo una delle principali variabili nella valutazione di un investimento di carattere immobiliare, il peso che questa ha, direi un peso indiscriminato a prescindere dalla tipologia di investimento o di miglioramento che viene apportato agli immobili, forse potrebbe essere oggetto di rivisitazione per andare a premiare chi ancora una volta investe per migliorare il patrimonio edilizio esistente e quindi non solo cura il proprio interesse, ma sicuramente aiuta anche a conseguire un interesse di carattere generale. Questo è importante, c'è cioè una catena insomma che poi diventa virtuosa per tutto il paese, non solo per la persona in sé, no? Mantegazza, è quello il punto. Penso che questa sia esattamente l'idea che dovrebbe passare. Sicuramente quando parlo di investitori istituzionali parlo di soggetti che tendono a massimizzare il proprio investimento e questo è nei fatti, ma è altrettanto vero che leggerli come soggetti incapaci di creare valore per la comunità, per lo Stato e in ultima battuta anche per il gettito, credo che sia una visione parziale e che non premia poi la realtà dei fatti, quindi assolutamente sì. Bene, bene, ottimo spunto. Bottino, torno da lei per provare a questo punto a capire, lo diceva lei nel suo intervento primo e poi l'ha ripreso anche comunque Mantegazza, cosa si potrebbe fare per il rilancio delle SIC che in Italia non hanno avuto lo stesso successo di altri in altri paesi, insomma, questo è un po' il senso della questione. Sì, certamente. Allora, si potrebbe pensare ad almeno quattro interventi. I primi tre importanti per allineare la disciplina delle SIC italiane a quella degli altri REITs europei. Sì. Innanzitutto si potrebbe proporre di abbassare al 51% l'attuale limite minimo del 95% di partecipazione della SIC in una SINC. La SINC è la società veicolo delle SIC. La previsione dell'attuale percentuale di partecipazione così elevata, oltre a non essere in linea con quanto previsto per i REITs in altre legislazioni, non ha peraltro motivazioni di tipo inclusivo. Pertanto diciamo che l'abbassamento della percentuale consentirebbe l'utilizzo della società di investimento immobiliare non quotata, la SINC, anche per l'implementazione di club deal, diciamo di joint venture tra SIC e altri operatori, appunto a condizione che il controllo sia sempre in mano a una o più SIC. Questo è un primo punto. Sì. Un altro punto potrebbe riguardare le ritenute. Attualmente le SIC sono tenute all'applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti se l'investitore è un fondo pensione o un OICR non istituito in Italia. Occorrerebbe qui una misura volta a estendere anche alla SIC, come già avviene per i fondi immobiliari e la SICAF immobiliare, l'esenzione della ritenuta sui dividendi distribuiti a questi fondi pensione o agli OCR istituiti nell'Unione Europea o stati cosiddetti inclusi nella white list dei paesi che consentono lo scambio di informazioni. Questo a cosa serve? Serverebbe al fine di incentivare l'investimento in SIC da parte di, come diceva appunto il collega Francesco Mantegazza, da parte di quegli investitori professionali, anche esteri, e in modo da sviluppare il settore immobiliare quotato e superare peraltro anche profili di contrarietà alla disciplina della libertà di stabilimento in ambito comunitario che questa particolare disposizione sulle ritenute pone. Terzo e altro tema è quello del regime delle stabili organizzazioni, le branch italiane dei REITs europei, che è penalizzante rispetto a quello previsto per analoghe strutture diciamo europee. Infatti l'attuale disciplina italiana prevede che gli utili prodotti dalla branch, invece di essere esenti, come la SIC, da imposizione,
siano assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%. Si potrebbe pensare di introdurre ad esempio una esenzione dal reddito realizzato dalla branch, come avviene in Francia e Olanda, oppure una riduzione dell'imposta sostitutiva, questo per favorire proprio l'arrivo di nuovi REITs in Italia. E infine, diciamo, l'ultimo punto è più semplice, si potrebbe pensare poi a un intervento normativo volto a consentire di applicare le imposte ipotecarie e catastali nella misura ridotta, quella dimezzata del 2%, non solo in sede di acquisizione degli immobili da parte delle SIC e delle SINC, ma anche in sede di dismissione. Tale intervento, diciamo che oltre a rimuovere una differenza con i fondi immobiliari, sarebbe coerente col riconoscimento di quanto ha fatto il decreto Sbocca Italia, cioè del fatto che la rotazione del portafoglio immobiliare costituisce la fonte di autofinanziamento della SIC e pertanto anche appunto la dismissione rientra nell'alveo della gestione esempio. E questo più o meno sono i quattro punti. Sì, i quattro punti fondamentali che insomma possono mettere a confronto le due cose. Allora io andrei da Mantegazza anche per cercare di avviarci verso le conclusioni, quindi con una domanda che risulta un po' più ampia ma che comprende più aspetti e che ci possono guidare insomma ancora di più a tirare le somme di tutti i ragionamenti fatti oggi. Allora abbiamo già detto più volte, ma insomma non solo in questo contesto, che l'emergenza Covid ha stravolto un po' tutto quanto, a partire dalle nostre abitudini, dai nostri stili di vita, e quindi chiaramente parlando anche di investitori si parla di una sorta di riposizionamento proprio per gli investitori per specifiche asset class immobiliari. Il residenziale rientra tra le tipologie di immobili che in qualche modo per il quale si è registrato un interesse crescente. Allora mi viene subito da chiederle se è un settore che sul piano fiscale, quindi concentriamoci proprio su questo, avrebbe bisogno di interventi mirati specifici, ovviamente indirizzati al mondo degli investitori e degli operatori istituzionali. E poi ovviamente se sì, quali potrebbero essere quelli più, cioè gli aspetti sui quali intervenire principalmente? Sì, il mercato residenziale rappresenta un asset class che già prima del Covid era di interesse per gli investitori istituzionali, questo era un fatto. Mi risulta che l'emergenza Covid e la necessità di trovare spazi abitativi diciamo più accoglienti, più ampi e più adeguati anche alle situazioni come quella che stiamo vivendo, abbiano, ad esito del periodo emergenziale, abbiano mantenuto, se non fatto sviluppare, l'interesse per l'asset class. Fiscalmente parlando, purtroppo il residenziale è vittima, mi lasci dire così, di un'eredità del passato, che richiamavo prima per le società di comodo, ma che vale esattamente per il residenziale, in base al quale in buona sostanza l'immobile residenziale detenuto nell'ambito di un'impresa è un immobile residenziale che non viene riconosciuto come elemento strumentale alla realizzazione di un'attività imprenditoriale e di conseguenza di un reddito che sia determinato sulla base della contrapposizione tra costi e ricavi effettivi. In sintesi e per semplificare, oggi se un investitore istituzionale si pone nella prospettiva di uno sviluppo di carattere residenziale al fine della successiva vendita, sicuramente va a essere assoggettato ad un regime tributario che è quello proprio di chi opera in un contesto istituzionale, in buona sostanza nell'ambito del reddito d'impresa. Ma se con lo stesso soggetto si pone una prospettiva diversa, ovvero quella di un investimento residenziale che sia poi finalizzato alla locazione degli immobili, ed è una cosa che succede spesso, è una valutazione che viene fatta spesso. Perché viene fatta spesso? Perché è un dato di fatto che le abitudini abitative, gli usi della nostra popolazione stanno cambiando e stanno a quanto pare convergendo verso uno stile abitativo che non necessariamente vede nella proprietà dell'immobile un elemento fondamentale. In passato forse l'acquisizione della prima casa era un obiettivo, non altrettanto sembra essere per le generazioni diciamo più giovani, che forse vedono nella casa un qualcosa di più transitorio e per i quali quindi la locazione, sia per le loro esigenze di vita sia anche forse per capacità di spesa che sono mutate nel tempo, è un obiettivo e può essere una grande opportunità. Allora se oggi l'investitore istituzionale si pone nella prospettiva di uno sviluppo poi destinato alla locazione, si trova a fronteggiare un contesto tributario che è abbastanza incomprensibile, soprattutto se visto dall'estero. Un contesto tributario nel quale non esiste la tassazione su
un reddito determinato come contrapposizione tra questi ricavi effettivi, ma una tassazione che viene determinata sulla base di dati di carattere assolutamente presuntivo e quindi quasi di carattere patrimoniale, che il più delle volte rendono antieconomico l'investimento. Allora, questo crea una netta spaccatura, da un lato, tra gli investitori che operano nell'ambito di impresa e altri investitori che godono di regimi tributari agevolati come i fondi, ma sicuramente a tendere penalizza non tanto il singolo investitore quanto in generale il mercato. Allora, le proposte e le soluzioni che si possono suggerire, che sono abbastanza intuitive, in primo luogo quella di ristabilire un sistema nel quale l'immobile residenziale detenuto dall'investitore istituzionale sia riconosciuto come un immobile strumentale all'esercizio di un'attività di impresa, con la logica conseguenza che il reddito conseguito dalla valorizzazione, dalla locazione, per esempio, di quell'immobile sia poi tassato, come dovrebbe essere tassato, sulla base di un risultato che pone da una parte i ricavi e poi dall'altra i costi effettivi, che consente un processo di ammortamento e tutto quello che ne consegue. Analoghe considerazioni valgono poi da un punto di vista delle imposte indirette, in particolare dell'IVA, laddove oggi l'investitore istituzionale che si ponga in quella prospettiva che richiamavamo prima, cioè quella di sviluppare un patrimonio immobiliare per la successiva locazione, si trova notevoli vincoli connessi all'IVA e in buona sostanza o sviluppa e ristruttura completamente il patrimonio immobiliare e allora può addebitare i canoni di locazione con IVA e recuperare l'IVA che ha assolto sui suoi lavori, oppure se semplicemente acquista, effettua lavori di valorizzazione ma di carattere leggero, che noi definiamo di manutenzione straordinaria, quando poi affitta l'immobile a valle si trova a fare un'operazione esente IVA che comporta la totale indeterminabilità dell'IVA assolta a monte, rendendo antieconomico l'investimento. E basti dire che poi anche per il mercato dei fruitori, cioè dei locatari, non dei locatori proprietari, mal si concilia un sistema nel quale la locazione di un immobile residenziale tra privati o al di fuori di soggetti che debitano l'IVA sconta l'imposta di registro del 2%, se invece la locazione avviene da parte di un soggetto istituzionale che addebita l'IVA si applica nella misura del 10%. Allora, delle due l'una, o paga di più il canone il conduttore o guadagna di meno il proprietario, e sicuramente da qualche parte qualcuno sta perdendo. Certo. Sì, o quello che dicevamo prima, guardi, questo è un ragionamento diverso, però insomma la coperta è corta, quindi se si aggiunge da una parte si aggiunge dall'altra, in questo caso c'è qualcuno comunque che o da una parte o dall'altra perde, no? Insomma, ecco, infatti, quindi è bello perché stiamo terminando in realtà come abbiamo iniziato. L'abbiamo iniziato parlando delle stime sul PIL mondiale che sono ovviamente preoccupanti, dall'altra parte abbiamo messo sul tavolo tutti gli interventi fatti fino a questo momento che comunque possono anche anzi devono essere migliorati, anche perché lo diceva Mantegazza, in questo momento insomma non i benefici non arrivano solo per i singoli ma proprio anche per il sistema paese, per il paese tutto e per il mercato, perché poi in questo caso, in questa ultima tavola rotonda, ci siamo concentrati sul settore immobiliare che, lo ripetiamo, è un importante volano per l'economia poi del paese, no? E quindi insomma bisogna saper sfruttare anche tutto quello che arriva, ma recepire anche tutto quello che arriva in modo ottimale. Proprio in 10 secondi ciascuno, Bottino e Mantegazza, insomma il problema è questo, che a volte dobbiamo saper recepire al meglio le sfide e farle nostre. Bottino. Sì, direi che è assolutamente vero, e appunto richiamerei l'attenzione del legislatore sulla figura dell'investitore professionale per quanto riguarda il mondo dell'immobiliare e dell'edilizia. Certo, Mantegazza. Che forse un po' trascurato, certo, esatto. Assolutamente. Mantegazza, la sua conclusione, poi vi saluto. Probabilmente c'è necessità di una consapevolezza, che è quella di dimenticarsi determinati dogmi o di retropensieri che in qualche modo vedono come investitore istituzionale un soggetto opportunistico che cura solo e esclusivamente i propri interessi. Sicuramente è vero, ma è altrettanto vero che se adeguatamente incentivato e posto in un contesto che gli consente di dare stimolo al sistema, altro non può essere che il volano di un circolo virtuoso. Il circolo virtuoso alla fine non si può tradurre, parlando di immobiliare,
se non in termini di economia reale e quindi in ultima istanza di crescita e quindi in ultima istanza di PIL, che non volendomi spendere su temi che non mi competono, ma credo che sia uno dei temi del nostro paese quest'anno. Certo, guardate, sto proprio leggendo una notizia pubblicata pochi minuti fa a proposito del decreto legge rilancio, a proposito del super bonus 110%, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare tutte le linee guida, è stato detto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro, insomma, quindi dovremmo avere quantomeno qualche indicazione più. Cioè, quando si parla di linee guida, forse un piccolo step ulteriore è stato fatto, poi cercheremo di capire l'applicazione, perché poi è lì che magari subentrano altre resistenze, ma comunque non anticipiamo nulla, magari ci sarà modo di riparlarne, spero anche con voi. Quindi saluto e ringrazio Nicola Bottino, tax manager di Aedes SIC, grazie. E ringrazio Francesco Mantegazza, partner di Pirola Pennuto, Zei e Associati, grazie anche a lei per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Un piacere. Anche per noi. Allora, noi chiudiamo questo main event, il nostro main event della settimana, Tax TV Week, vi mostro solo dove prendere tutte le informazioni relative non solo a questa settimana, ma insomma alle altre settimane monotematiche. Guardate, qui siamo già nella schermata dedicata proprio alla settimana in corso, ma se voi andate qui sopra, vedete, trovate anche le altre già organizzate e soprattutto quelle che arriveranno. Naturalmente poi scorrendo, adesso noi restiamo su questa, ci sono un po' tutti i numeri e le attese rispetto alla partecipazione, con tutte le tavole rotonde che organizziamo e i relatori che di conseguenza si collegano con noi, appunto, quindi insomma abbiamo avuto davvero anche in questo caso, questi sono i relatori di oggi pomeriggio, ha avuto tantissimi nomi che si sono confrontati su tematiche più varie in termini fiscali per quanto riguarda la settimana dedicata. Io vi ringrazio e vi saluto, un rimando a domani, alla giornata di domani, quando a partire dalle 9 ritorneremo in diretta per la lettura dei mercati come sempre, quindi seguiteci sul nostro sito, su tutte le nostre piattaforme, e vi auguro un buon proseguimento di giornata, grazie per essere stati con noi.